Hello and welcome back to My 360 English. Put on your self-lacing Nike trainers. Get your hoverboard in the back of the DeLorean because where we're going, we don't need roads. We're talking about the futures. Let's do it. Se vogliamo parlare di eventi al futuro, in inglese è abbastanza diverso dall'italiano, ovviamente. In italiano abbiamo già un tempo verbale prefabbricato che si può sempre usare per riferire a qualcosa al futuro, mentre in inglese ovviamente siamo un pochettino più complicati. Non si può solo usare will. Noi abbiamo quattro forme del futuro. We use will, we use going to, we use present continuous and the present simple. Ma non preoccupare, oggi guarderemo tutte e quattro and i modi principali in cui vengono usati. Iniziamo con will. Il primo modo in cui viene usato è per una decisione spontanea. Spontaneous decisions. Cosa vuol dire? Magari vedi qualcuno con qualcosa di pesante in mano che cerca di aprire una porta col piede così. Cosa dici? You'd say, ti aiuto io. I'll help you. In inglese usiamo will per questi momenti in cui fai una decisione adesso. I'll help you. Magari squilla il telefono. I'll get it. Lo prendo io. Qualcosa del genere. Magari qualcuno lascia cadere un qualcosa per terra. And you say, I'll get it. Lo prendo io. I'll get it. And while we're talking about this, come sempre in inglese, se c'è la possibilità di usare la forma contratta, se non c'è bisogno di rafforzare, noi lo facciamo. Quindi, I'll. Anziché I will. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, come little, piccolo, it'll. We'll, voi è sempre uguale, quindi you'll, and they'll. Se scegli di usare la forma estesa, I will, in questo caso suona come una promessa. Let's look at an example from The Lion King. Cosa dice Simba? Come on, Uncle Scar. No. This is just for you and your daddy. You know, a sort of father-son thing. Well, I'd better go get him. I'll go with you. No. No. I'll go with you. I'll go with you. Vengo con te. Vengo anch'io. Ecco un altro esempio da Dumb and Dumber. What is the soup du jour? It's the soup of the day. Mm-hmm. That sounds good. I'll have that. That sounds good. I'll have that. Sta facendo una decisione al momento. Ordinando al ristorante. That sounds good. I'll have that. Okay, predictions without evidence. Usiamo will per fare una predizione o una previsione senza prova. Quindi in realtà questa è la nostra opinione. Come farà il tempo, il meteo fra 6 settimane? Boh, non lo so. I think it'll be a bit warmer. I think it'll be a bit warmer. Quindi spesso usiamo I think, I believe, in my opinion, probably, per dare la nostra opinione. It'll probably be a bit warmer. We don't really know. Non ho visto la previsione sulla televisione, quindi we don't know. Guardiamo un esempio di questo da Ghostbusters. I have a radical idea. The door swings both ways. We could reverse the particle flow through the gate. How? We'll cross the streams. There's definitely a very slim chance we'll survive. There's definitely a very slim chance we'll survive. C'è decisamente una piccola probabilità che sopravviveremo. He's making a prediction, sta facendo una predizione. Non ha molto prova, quindi è più un'opinione. Magari avete già visto questa parola da qualche parte, già sentito questa parola. Una volta, shall era la forma giusta di will alla prima persona nel singolare e anche plurale. So, I o we. Io e noi. Però adesso si usa solo nella forma interrogativa per fare una proposta o un'offerta. For example, shall we dance? Stiamo chiedendo
qualcun altro se loro vogliono fare qualcosa che noi abbiamo proposto. Shall I get you something to drink? Shall I get you something to drink? Ti prendo qualcosa da bere? Shall we go to the cinema? Andiamo al cinema. Shall we eat here? Shall we eat here? Mangiamo qua? Guardiamo un esempio da un film. Shall I stick him on the wall? I don't think it'll be necessary, Godfrey. We have two futures here. Shall I stick him on the wall? Lo affisso al muro? E poi l'altra persona dice... no, I don't think it'll be necessary. No, I don't think it'll be necessary. No, non credo che sarà necessario. It's his opinion. Adesso parliamo di going to, the next form. We have going to. Usiamo questo per un'intenzione, per esprimere un'intenzione. Abbiamo già preso la decisione, adesso è un'intenzione. La struttura grammaticale è to be plus, going to plus. Un altro verbo. Guardiamo subito questo esempio da Back to the Future. Marty! You've got to come back with me! Where? Back to the Future! Wait a minute, what are you doing, Doc? I need fuel! Go ahead, quick, get in the car! No, Doc, I just got here, okay? Jennifer's here, we're gonna take the new truck for a spin. Doc dice che devono tornare al futuro con lui. But Marty says, I just got here, Jennifer's here. We're gonna take the new truck for a spin. Spin vuol dire girare, tipo le ruote. Abbiamo l'intenzione di prendere la macchina e farci un giro. We've already decided this thing and now it's our intention. Next, usiamo going to per previsioni. Con la prova, molto simile a will, but now we have evidence, predictions with evidence. C'è un ragione per cui stiamo dicendo questa cosa. Magari guardiamo fuori dalla finestra, vediamo le nuvole nere, sta per piovere. It's going to rain. It's a prediction with evidence. Ecco un esempio di questo in Kung Fu Panda 3. Po and Tigress stanno discutendo su questo piano per sconfiggere il cattivo. Secondo Tigress non funzionerà il piano, però secondo Po funzionerà. Vediamo cosa dicono in inglese. Everything they see, he sees, so there's no sneaking up on him. You will never get close enough. It's gonna work. She says, you will never get close enough. You will never get close enough. Secondo lei, lui non ce la farà mai di avvicinarsi abbastanza per fare quel tocco e la mossa magica che ha. Mentre lui dice, it's gonna work. It's gonna work. It's going to work. Secondo lui e la sua fede, usando la sua fede come prova, it's going to work. That's what Shifu meant. I don't have to turn you into me. I have to turn you into you. That doesn't make any sense. I know! Oh, thanks, Dad. You're welcome. I'm gonna do something I never thought I'd be able to do. I'm gonna teach Kung Fu. I'm gonna do something I never thought I'd be able to do. I'm gonna do something I never thought I'd be able to do. I'm gonna teach Kung Fu. Sto per fare qualcosa che non pensavo mai di essere capace di fare. Insegnerò Kung Fu. We have a prediction. Well, that's kind of sto per fare qualcosa, and un'intenzione. I'm gonna teach Kung Fu. Present continuous. La parola chiave qui è programmato. Sappiamo quando, con chi, a che ora, quanto costerà, tutto, è tutto programmato, tutto fissato. Usiamo present continuous in questo caso in inglese. Hey, yo, Seth! What? Did you hear him having a big grad party next Saturday? No. Yeah. Oh, shit. You're not coming. Did you hear I'm having a big grad party this weekend? Poi dice, you're not coming. Molto carino. You're not coming. Non verrai. Non sei invitato, insomma. Ecco un altro esempio, ma non solo del futuro, anche di un tiramisù buonissimo. And now it looks professional. That's really impressive. Beautifully done. I think we're gonna get an A. So, what are you doing tonight? Oh, ain't nothing, why? Hai sentito quello? Prima lui ha detto, I think we're gonna get an A. Ha fatto una previsione con
prova, perché da quello che vede e che vede lui, no, no, che vede, yes, che vede lui, he's gonna get a good mark for the tiramisu. E poi lei dice, what are you doing tonight? What are you doing tonight? Che piani hai per stasera? Cosa fai stasera? E basta, usiamo present continuous per eventi programmati. We have arrangements, something which is arranged. And finally, we have the present simple. Usiamo questo per timetables, scheduled events, gli orari. We're talking about i mezzi di trasporto, what time a film starts, shop opening and closing times, gli orari dei negozi, these kinds of things. Vediamo cosa dice Harry Potter. Why can't we get through? I don't know. The gateway sealed itself for some reason. The train leaves at exactly 11 o'clock. We've missed it. The train leaves at 11 o'clock. Questo è molto simile all'italiano, tra l'altro. The train leaves at 11 o'clock. Il treno parte alle 11. Avete ragione, qui in questo esempio sono già le 11, però se fossero anche le 10 sarebbe giusto. Di solito usiamo questo per i mezzi. È difficile usare questo per le persone. Però guardiamo questo esempio, poi parliamone. Sam, me! Fantastic show! Classic drumming, son! Thanks. Plan didn't work, though. Tell her that. Tell her what? Tell her that you love her. No way. Anyway, they fly tonight. Even better. Sam, you've got nothing to lose and you'll always regret it if you don't. Hai sentito cosa ha detto lui? They fly tonight. Letteralmente, loro volano stasera. Che non ha molto senso, però c'è un aereo. Devono prendere l'aereo stasera. Un piccolo riassunto, abbiamo parlato di will, abbiamo parlato di going to, present continuous, present simple. Will, molto spontaneo. Predictions, without evidence, quindi la tua opinione. Going to, intentions. Abbiamo già fatto la decisione, abbiamo già preso la decisione. Adesso è un'intenzione, non è programmato, è solo un'intenzione. Oppure usiamo going to per predictions with evidence. C'è una ragione per cui diciamo qualcosa. Present continuous. Adesso sappiamo con chi, a che ora, quanto costerà. All of these things. È molto programmato, arranged. E poi present simple. Timetables, schedules, gli orari. Something written down. We know what time something's gonna happen. Lo so che ti ho dato tantissime informazioni e forse a questo punto ti senti un po' così. Ma non preoccupare, devo dirti che c'è tantissima flessibilità con i futuri in inglese. Non è detto che una forma è necessariamente scorretta mentre un'altra corretta, è solo che devi imparare, devi studiare e capire cosa vogliono dire le diverse forme e poi scegliere quello giusto o scegliere quello che esprime meglio quello che vuoi dire. Per esempio, se qualcuno dicesse Tomorrow I'll go to Spain, usando will, Tomorrow I'll go to Spain, suonerebbe un po' strano perché suona come una decisione spontanea oppure una predizione senza prova. Non ha senso perché dovrebbe essere già programmato, quindi sarebbe meglio usare present continuous. I'm going to Spain tomorrow. Perché hai già il biglietto, sai quando devi arrivare all'aeroporto, è tutto programmato. It's all arranged. Quindi quello sarebbe quello giusto. E basta, tutto qua. Go and use the futures. And ti lascio con questo. See you next time. Alla prossima. Ciao for now. Hey Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads.